Ciao a tutti ragazzi e ragazze, oggi siamo qui per parlare di profumi floreali, come avrete notato dal titolo. Io sapete, se mi seguite da un po', se no, insomma, per chi è nuovo ve lo dico io, sono una grande amante dei profumi floreali, quindi ne ho parecchi. Tra i miei fiori protagonisti preferiti ci sono appunto la rosa e il gelsomino. E oggi vi andrò proprio a parlare di un profumo al gelsomino che è Jasmine Full di Montale. Come vi dicevo, ho molti gelsomini, tutti diversi tra di loro, così come ho molte rose. Questo è un gelsomino molto conosciuto, vabbè, Montale comunque è un marchio molto conosciuto, quindi anche questo. E vi dirò, è anche un gelsomino piuttosto puro, diciamo, floreale, e ha l'intensità tipica che tanto piace al pubblico dei profumi Montale. L'ho spruzzato anche un po' qua, ma l'ho usato tante volte, quindi lo conosco molto bene. Vi dico vagamente cosa contiene, ma è gelsomino. Avete proprio una sprangata in faccia di gelsomino, ok? Allora, arrivo. Ah, ok, c'è anche del fiore d'arancio dentro, mi ricordavo che c'era, e anche un altro fiore, quindi insieme al gelsomino, ma era giusto per darvi un'informazione in più. È un profumo questo che sa di gelsomino, punto. Vi piace il gelsomino? Questo è un bel gelsomino in fiore, appunto è floreale come profumo, non ha la parte animalica del gelsomino, secondo me, come non ha la parte, quella proprio sensualona, un po' più torbida, non ce l'ha. Per me è un gelsomino questo pieno e molto chiaro. Forse conserva più l'anima del fiore sbocciato da poco del gelsomino, quindi vagamente, anche per il fatto che c'è un po' di zagara nel mix, vagamente più fresco, diciamo agrumato. Non prendete con le pinze quello che sto dicendo, è sempre molto molto floreale, è un fiore, però siccome il gelsomino è un fiore molto complesso, così come la rosa, e a seconda anche solo del momento in cui viene raccolto, o del momento, anche al di là del profumo, anche se voi avete presente proprio il fiore del gelsomino, se ce l'avete vicino casa, se l'avete annusato, al mattino per esempio ha un odore diverso che la sera, in cui è molto più intenso. Appena sbocciato o il bocciolo ha un odore. Il fiore in piena fioritura ha un altro odore, il fiore verso la fine della sua vita, quando comincia a diventare un po' più giallognolo, ha tutto un altro odore. Quindi il gelsomino di Jasmine Full è un gelsomino pieno, sbocciato, ma che non ha quella caratteristica torbida, un po' animalica, che lo rende uno dei fiori più sensuali, che ha il gelsomino invece quando comincia a diventare giallognolo, quindi nella fase finale della fioritura. È un gelsomino in boccio o appena sbocciato, quindi molto pieno, molto molto floreale, non particolarmente dolce, ma neanche particolarmente canforato, secondo me. È proprio pieno. Se uno ama il gelsomino, con questo profumo lascia questa scia che sembra di avere un gelsomino in fiore da qualche parte, dov'è? C'è una pianta di gelsomino. Ecco, così. È proprio una bombazza di fiore pieno, ma lo dice il nome, Jasmine Full. È un gelsomino e basta. Quasi e basta, insomma, la sensazione è quella lì. Un profumo molto diretto che non si modifica nel tempo, come lo sentite, può variare leggermente, ovviamente con la pelle, un minimo. Ma non ha quelle strutture complesse che fanno sì che un profumo durante le ore cambi molto. È lui, così come lo sentite, che è il pregio e il difetto da un certo punto di vista di molti profumi Montale. Li sentite così, sono forti, sono intensi, durano tanto, sono un po' sicuri, come dire, una garanzia. Se lo annusate e vi piace, sono quasi sicura che non avrete nessun tipo di brutta sorpresa indossandolo. Quindi assolutamente, se volete, non so, magari state incominciando a costruirvi la collezione di profumi, o vi piacciono i floreali, o vi piace molto proprio il gelsomino e volete averne varie versioni,
Oppure mi sento di dire se vi piace fare layering, perché essendo così quadrato, dritto come profumo, si presta secondo me a essere manipolato, a essere condito con un altro profumo che ne accentui delle parti. Quindi questo secondo me potrebbe essere abbinato a un muschio, per esempio, per renderlo più muschio animale, intendo, un musk, per renderlo più sensuale, visto che non ha quella componente così spiccata. O qualcosa che abbia del cuoio, o un po' di oud, qualcosa che lo faccia diventare più intenso, più scuro per l'inverno. Viceversa, secondo me starebbe benissimo anche con un agrumato, questo qui. Visto che contiene un po' di zagara, con un profumo alla zagara, per esempio, o con un profumo agli agrumi. Secondo me, essendo appunto così tondo, è molto versatile. È anche molto forte, come vi dicevo, uno di quei montale che durano tanto, si sente la scia. Quindi anche lì sul layering, attenzione, non esagerare, però qualche piccolo accento diverso, secondo me, gli si può dare con un po' di layering. Ripeto, una garanzia, uno di quei profumi che non deludono generalmente, ecco. Fatemi sapere se vi piace il gelsomino, se volete magari un video sui gelsomini. Se volete altri video sui floreali, se vi piace questa categoria o se preferite altri tipi di profumi, non so, gli oud, i legni, fatemi sapere. Un bacione.